La sala conferenze del GAL Terra dei Messapi ha ospitato ieri, mercoledì 12 giugno, il Circolo Legambiente Mesagne, che ha presentato al pubblico la sua nuova iniziativa, alla scoperta della Green Economy, ciclo di seminari e workshop che si svolgeranno nel mese di giugno a Mesagne. Il progetto di Legambiente è vincitore del bando Laboratori dal Basso, promosso dalla Regione Puglia all'interno di Arti Puglia e Bollenti Spiriti, volto ad incentivare e sostenere le iniziative dei giovani che intendono investire sul territorio con qualcosa di innovativo e utile allo sviluppo di una regione sempre più in crescita. Il presidente di Legambiente Mesagne, dottor Domenico Rogoli, ha presentato gli argomenti delle 4 giornate di studio, in cui diverse personalità, eccellenze nei loro rispettivi ambiti lavorativi, metteranno a disposizione degli interessati i loro saperi e la loro esperienza nei diversi settori oggetto di studio. Certo, 4 giornate, 4 elementi fondamentali. Faremo con di agricoltura bio, agricoltura del futuro, e lo faremo con il presidente di Alcenero e Mielizia, il leader nel campo nazionale del settore alimentare bio. Parliamo di turismo, smart city del turismo, è un turismo intelligente, turismo sostenibile. Lo faremo insieme al presidente, al direttore del consorzio di gestione Torre Guaceto. Lo faremo insieme a Sebastiano Venneri, presidente nazionale di Vivi l'Italia. Chiudiamo con il settore industria artigianato, rappresentante ricerca e sviluppo della Procter & Gamble, ingegnere Guido Poliseno, e lo faremo insieme all'ingegner Marco Ferruccio, che ci parlerà anche di efficientamento energetico. Capacità di fare impresa, di investire nell'agricoltura del futuro, tra competitività e sostenibilità, turismo sostenibile attraverso la Smart City, nuovi sistemi produttivi fondati sulla capacità di riciclo. Tutto ciò tenendo conto dell'impatto che i processi produttivi hanno sull'ecosistema, proponendo forme imprenditoriali alternative che si preoccupino di incidere il meno possibile sull'ambiente. I seminari avranno luogo presso il Lab Creation di Mesagne, il cui responsabile, Dario Zizza, ha precisato quanto sia importante la capacità di fare rete, quale unica strada da percorrere per migliorare il territorio e garantire uno sviluppo comune. La partecipazione è libera e sarà sufficiente prenotarsi in sede il giorno stesso dei seminari. L'iniziativa del Circolo Mesagnese è stata lodata anche dal presidente del Circolo Legambiente Brindisi, Fabio Mitrotta, che durante il suo intervento alla conferenza si è complimentato per l'ambizioso risultato raggiunto da un circolo molto giovane, qual è quello locale. Importanti enti contribuiscono alla realizzazione del progetto, a partire dal GAL Terra dei Messapi, molto attento alle dinamiche territoriali, e che oltre ad aver ospitato l'incontro era presente con il responsabile animazione, dottor Cristiano Legittimo. Altri partner sono la Camera di Commercio di Brindisi, Consorzio di Gestione Torre Guaceto e Lab Creation Mesagne. Da oltre 3 anni stiamo lavorando sul territorio, come appunto perché Lab Creation è un laboratorio urbano, e raccogliamo, cerchiamo di fungere da hub per tutte le associazioni e per tutti gli enti che vogliano sviluppare una propria idea. Noi con le nostre competenze e le nostre risorse tecniche diamo un aiuto a tutti coloro che vogliono insieme a noi unirsi in rete. Far vedere ai nostri giovani, ai nostri concittadini, in realtà molto importanti come può essere la Procter & Gamble, come può essere Alcenero, che ci verranno a spiegare che cosa si può fare con questo settore, come si può evolvere, come poi si può diventare una società che dà lavoro a 300-400 persone, e dare un'idea ai nostri giovani che abbiano la voglia e il coraggio di aprire un'attività, di aprire qualcosa che nell'agricoltura biologica o nel turismo sostenibile, che sono settori pochi, fra i pochi settori anticiclici che ci sono in questo momento, dargli la possibilità di avere perlomeno una base di idea di cosa possono fare e come possono muoversi.